Giovedì 5 marzo ci troviamo a Loano per il workshop di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Savona. Si parla di contract e di interior design, la nuova sfida per la riqualificazione sostenibile di hotel e resort, ma abbiamo parlato anche di tanti altri temi. Vediamo i contributi che abbiamo raccolto. Oggi ho visto una interessante iniziativa da parte di una società che si è formata per dare un supporto, una consulenza. Noi sì, siamo molto disponibili a queste cose. Ho appunto preso contatto perché vogliamo anche noi creare un gruppo di lavoro. Noi stiamo collaborando con società di questo genere, dove alle spalle c'è una struttura che valuta gli interventi idonei, perciò con un'analisi termografica per valutare quali sono le fonti di dispersione, perciò l'isolamento del tetto, le pareti perimetrali, i serramenti e quant'altro. E in più anche la volontà è di sensibilizzare a ottimizzare le proprie risorse, perciò l'utente che sappia gestire in modo magari con la domotica o altri sistemi saper spegnere la luce, saper abbassare il termostato e poter vivere anche adeguatamente meglio. Noi siamo non sul prodotto così semplice o prodotto normale, noi vogliamo puntare su un qualcosa di più all'avanguardia, no? Prodotti tecnicamente ricercati, design pulito, ampie vetrature. Infatti alla fiera di Climaus abbiamo presentato un nuovo prodotto che è il Twin Line Crystal, molto bello, particolare, di design, dove abbiamo usato l'esperienza da anni di attività fatte col progettista, perciò è nato questo prodotto sul suggerimento del professionista, dove voleva colorazioni particolari, avere la possibilità di scegliere il tipo di colore da mettere, i vetri sempre più grandi, la possibilità di mettere doppio, triplo vetro, alzanti scorrevoli, perciò strutture molto 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 più grandi, oppure questo prodotto anche nuovo che abbiamo presentato lo scorso anno, che sono le nuove pareti, pareti vista, dove usiamo profili, montanti verticali traverse molto piccoli per dare sempre più spazio alla struttura vetrata. Abbiamo fatto dei bellissimi cantieri, bellissime strutture, anche alberghiere. L'alberghiera poi è l'80%, riprende la stessa cosa del patrimonio edilizio nazionale. Gli alberghi sono tutti da rifare, qua in Riviera è un disastro.